Buongiorno, buon mercoledì 18 novembre 2020. Quando mi chiedo cos'è il disagio, cosa succede? Mi vengono in mente tutte le situazioni leggermente deprecabili. Quali, quali possono essere? Uno stato psicologico, una condizione fisica, una... compromissione di una entità che può, quale può essere un organo una, una, un fattore esterno persino alla, alla persona che ha il disagio che avverte il disagio non che ha il possibile perché avere il disagio da uh, avvertire il disagio sono due cose differenti spesso fraintendibili esempio classico, una persona si dica da uno psichiatra, lo psichiatra capisce, intuisce che chi ha di fronte avverte un disagio, il che è spesso è differibile abbastanza, nettamente dal possedere un disagio, di conseguenza dato che lo psichiatra non ha mezzi e non lo vuole ammettere spesso, per il medico psichiatra non ha mezzi, gli strumenti. Per asserire, per affermare onestamente che chi ha di fronte non possiede un disagio, ma a, bensì avverte una situazione di disagio, di, tra virgolette se così si può dire. Un disagio che, dico tra virgolette perché il disagio esterno, quello che non si possiede, può sempre... per quanto possa compromettere la salute psicologica di chi lo avverte, può sempre essere un'entità sulla quale si può intervenire più facilmente, forse. Dico io, quando una cosa la vediamo dall'esterno è facile giudicarla. Questo anche per i pazienti, non solo per i medici funziona così spesso non sempre, non sempre riparisco, nel senso che per quanto un disagio possa essere avvertito dall'esterno, da dall uh, cioè, mi spiego meglio, l'entità disturbante si trova nei pressi della persona, non, non è posseduta. Organicamente, fisiologicamente, tantomeno nella indole di chi l'avverte, in senso letterale. Proprio. Cosa succede? Che la persona che ne soffre di questa anomalia, di questa, se così si può chiamare... Può essere un'anomalia, può essere una tendenza a fare una cosa ripetitiva, può essere magari che viene invogliata da una, da una situazione che la persona non riesce a tollerare alla perfezione. Allora cosa succede? Ci sono parecchie strade. O la persona uh, riesce ad esplorare una mappa, una mappatura di tutte le cose che in sé vanno a tra virgolette, vanno a sollecitare vanno a eh, pizzicare se così si potrebbe dire in senso estensivo metaforico i feedback quasi autogeni si potrebbe dire autogeni limitatamente a quanto si vengono questi consapevoli quando la persona si rende Consapevole la persona stessa di propriocepire determinati segnali esterni, cosa succede? Qua, per feedback non intendo la risposta della persona. I feedback della persona che prova disagio sui feedback esterni, la persona li proprio percepisce la lucidità di proprio per ipotesi, no? Cosa succede quando una persona è consapevole di quello che le circonda, della precarietà della situazione in cui si trova e con pazienza Cerca di mettersi alla pari di, del medico che ha di fronte. Spesso questo medico li contraccambia questo atteggiamento: si chiede la persona col disagio, oppure il medico ci marcia sull'atteggiamento tra virgolette anomalo della persona. Che riesce a capire i segnali esterni, i minimi cambiamenti, sia uh, interni che esterni a sé. Allora, verrebbe da preoccuparsi quando una persona si rende conto di avere dei limiti sui quali il terapeuta ci marcia. Ma perché io mh, qualche volta ammennesco con queste riflessioni anche con me stesso? Non perché sono paranoide, non per dar ragione alle diagnosi, non per confermare, questo non vuole essere una conferma delle diagnosi che mi vengono stilate, assolutamente. E io ogni giorno cerco di dare la dimostrazione di questo, ovvero sia che le mie riflessioni per quanto possano essere: eh, costituire una visione di chi in qualche maniera è costretto a fare ad opporsi tale opposizione che prima o poi insorgerà dalla mia indole, perché eh, per vuoi per istinto di sopravvivenza psicologico, vuoi per un tentativo di porre rimedio in maniera autogena perché dico sottolineo in maniera autogena perché lo sottolineo lo sottolineo perché sono costretto quasi a sottolinearlo dal momento che ciò che io riconosco in maniera autonoma, ah, cioè sempre col prefisso auto, non è altro che, non dico un merito, bensì un'accusa reale un'entità reale sulla quale io mi baso e non riesco a far basare il medico, nonostante i dati oggettivi. Allora, quando uno si rende conto di remare in una direzione, dov'è che voglio rimare? Qui, proprio qui, esattamente qui, è che il medico fa l'indifferente a chi rema in una direzione, dichiarando l'opposto, tra l'altro, a volte, non sempre. Eh, a volte, non sempre per fortuna, cosa succede? Succede che tutto quello che la persona riesce a proprio percepire, tutto quello che riesce a elaborare, tutto quello che riesce a trarre di positivo delle proprie risorse lo condivide ma, ma. cerca di condividerlo però sempre le barriere psicologiche in certe circostanze non inventate dalla patologia del paziente attenzione le barriere psicologiche le stereotipizzazioni di mestiere sottolineare perché di mestiere perché il medico ripeto ci mangia sopra le debolezze del paziente spesso talvolta e questo non me lo invento sottolineo lo sottolineo perché se io mi inventassi questo sarebbe discutibile tutto quello che ho detto finora, tutto quello per cui io mi imbatto nella mia vita stessa, per la mia indipendenza mentale, psicologica, psicofisica. Ah, allora, sarebbe relativizzabile tutto quello che io affermo se qualcuno dubitasse fermamente di quello che sto per dire, ovvero sia che... Ci sono medici che vengono messi lì per riscaldare la scrivania, la sedia, per non rispondere ai citofoni del CSM e gli infermieri, prendono esempio, a ah, uno si chiede, no? Uno si chiede questo, al di là di quanto il medico possa marciare in una direzione o meglio possa invitare al paziente ad adagiarsi nelle sue condizioni di precarietà di salute psicologica, talvolta addebitandone e allocandone tale compromissione psicologica su un fattore fisiologico solo perché lui è medico. Se no non può speculare con, la ricerca, con il ricettario, no? per intenderci. Deve essere per forza un difetto fisiologico, sono lui che prescrive. Che prescrive? Allora succede questo: la persona che si ricca dal medico gli fa il sorriso, gli dice sto bene dice tutto, fluttua, non ti preoccupare, glielo dice alla madre, la persona glielo dice al padre, glielo dice a tutto il mondo, alla sorella, al fratello, non vi preoccupare, ma lasciate perdere. Chi può permettersi di dire questo e non essere costretto a prendere certe terapie farmacochimiche che, bene o male, nella sua vita ha trovato una strada tale che, eh, nonostante il disagio, etichettato o meno da determinati terapeuti, riesce a trovare un compromesso tra la propria posizione di difficoltà, chiamiamola così, e quello che riuscirebbe a rendere nella propria esperienza o lavorativa o redditizia o di approvvigionamento equo, se così si può dire, sì, o quantomeno che tale da permettere alla persona stessa di condurre una vita dignitosa sia economicamente che in senso strettamente personale e ah, mi chiedo come può una persona che sin da minore è stata me lo chiedo e mi do anche la risposta non è una lamentela questa eh. attenzione non è una lamentela questa come può una persona che sin da minorenne è stata condizionata a dire prenditi il depacchine prenditi l'aldole prenditi il rispedale prenditi il tole, prenditi il senenase, prenditi lo ziprexa, e prenditi quest'altro, prenditi la clozapina e prenditi. No, è meglio che non continuo. Ah, come può una persona? Fare la puntura ogni mese. Fare la, terapia, la cosiddetta terapia, perché è, è, è un'offesa alle terapie mediche, chiamare questi farmaci terapie. La prescrizione no, assumere la prescrizione regolarmente. La e va bene, è una fissa. È un'offesa al mondo delle, alla categoria delle terapie mediche, obiettivamente. Questo chiamare certe prescrizioni imposte terapie che perché non sono terapie, non è che me lo invento io che non sono terapie. cioè sono i risultati che cioè. Quando uno suona il pianoforte in questi giorni ha un linguaggio più fluido dopo che arriva il giorno prima della puntura, riesce a suonare meglio, riesce ad avere meno dolori all'addome, riesce ad avere meno uh, manifestazioni esantematiche, rossori, bruciori sulla pelle, riesce a cavarsela meglio, riesce a connettere meglio i neuroni, riesce a... Uh, essere più celere, diretto, immediato, risoluto, efficiente e quant'altro e va bene ma questo il me vai dal medico e gli dici io sto bene eh, perché mi devo fare la puntura e il medico e eh, stai bene perché ti ho fatto fare la puntura <ride> grazie dice. chiamo che Cozzalone eh, meno male che stai tu che per quell'unghia incarnita mi hai fatto prendere la pensione magari. no, eh, eh, perché no Magari, ma meno male che stai tu, se no io che devo fare, dice il pazzo eh, a Furia di dire quel meno male che stai tu, vabbè, dipende ora da come si dice quel meno male che stai tu. Cosa intendo ora? Un conto è dirlo a caricatura. Un conto è dirlo. Perché uno veramente pensa meno male che sei tu. È ovvio che quel meno male che sei tu in questo caso è in senso uh, lievemente ironico, nel senso che questo meno male che sei tu nella propria retoricità vuole facilmente alludere, detto esplicitamente, ci sei arrivato tu a dire che io sto bene perché prendo la puntura, o puoi collocare qualche altro che sia che ho per qualcosa che si qualcos'altro, no ho aiutato la puntura come trattamento ah, ci sei arrivato tu non ci posso arrivare io non ci può arrivare non io 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 ho capito tutto già all'inizio il paziente capisce tutto già all'inizio dalla prima stretta di mano stati sicuro che il paziente proprio capisce come lavora tutto il sistema quello intelligente se lavora se lavoro si può chiamare va bene con tutto il rispetto sia per l... la... il ruolo deontologico che per la pazienza che qualche volta ci mette l'operatore sanitario ci impiega la buona volontà e va bene N nulla da togliere su queste cose comunque col meno male che sei tu vuole aspirare non tanto, vedi, non tanto alla... vuole far focalizzare l'attenzione, è, è bello a volte dirsi meno male che sei tu. Quando è bello dirselo? Quando uno, la persona che hai di fronte, ti conosce e ci sta. Perché? Due, quando la persona che ti conosce, non dico che ti devi apprezzare in tutto e per tutto, però ti deve in qualche maniera, oltre a sintonizzarsi con te empaticamente, ti deve eh, far fluire nella direzione non necessariamente più comoda, ma per essere meno perdente nella vita, meno outsider per intenderci e dico io per quanto bene possa volere un medico un psichiatra un paziente questo è un discorso molto ampio e il paziente gli va, gli va metti che gli spara una risposta tipo questa che ho detto in questo video meno male che sei tu il paziente no il medico che, che si sente dire questo che pensa del, del paziente Io... non è tanto il pensare che mi preoccupa perché io sono abituato a uscire da quella situazione di segretezza delle mie abitudini nel senso che se io penso che una cosa non mi convince dal punto di vista igienico lo dico anche a costo di essere mandato a quel paese ma questo dico io che, che cosa mi caratterizza rispetto a una persona con una diagnosi di psicosi, questo voglio capire voglio, me lo chiedo allora poi il medico dice non pensarci dice l'infermiera, tu fai la puntura ma non ti chiede il perché, allora fai la puntura e non ti chiedi il perché, ma un giorno poi te lo chiederai il perché e quando te lo chiederai, che, che pensi sarà troppo tardi chiedersi se il medico aveva più bisogno di te di quella puntura che ti ha prescritto, tu di meno di lui o viceversa, cioè una domanda semplice lecito allora cosa succede a questo punto uno si chiede ma io che voglio nella vita prima che te lo chieda un altro perché sono bravo a farmi le domande prima che me le fanno gli altri a prevedere le domande che mi fanno gli altri un medico un terapeuta se tu vedi un medico psichiatra il medico psichiatra ti chiede giuseppe Qual è il tuo problema? E Giuseppe che gli risponde. Io gli rispondo, se tu sei il medico dimmelo tu qual è il problema, so che, che sono un da te. ma è giusto. Primo, è un segno di fiducia nella professionalità del medico da parte di Giuseppe o di un paziente che sia. Secondo, è, è, è quasi un test nei confronti del medico per vedere, ma il medico realmente ha capito che la persona che ha di fronte... È una persona degna di essere conosciuta nella misura in cui si pone con equo, eh, equa moderazione rispetto nei confronti di chi ha di fronte questo paziente. Io mi pongo equamente, nel senso psicologico, e questo mi viene contraccambiato. Oppure il medico comincia tipicamente a fare delle uscite di mutismo. Poi sai, certi medici ti rispondono, ma io non ho la sfera di cristallo. Allora, non è la sfera di cristallo, però sei medico e quindi mi, mi puoi dire... Non ho, per quanto tu non possa avere la sfida di cristallo, mi puoi dire essendo psichiatra che io problemi non ne ho grossolanamente a livello psicotico, a livello di compromissione di, della mia salute mentale a chissà quali livelli. Grazie. Te la senti di farmi questo regalo? No. In maniera mutacica il medico cosa fa? Aumenta persino di 25 mg, Mi è capitato il 19 dicembre scorso. Io gli ho raccontato la mia vita, le mie passioni, le mie inclinazioni, i miei hobby. Quello che fa? Aumenta di 25 mg, noto Giacomo Zaccaria, e poi vado il 20 gennaio e si trovano 100 mg anziché 75. E va bene, gli chiedo: ma come mai si trovano questi 100 mg qua? Questi 25 però per di cosa sono questi 25 mg in più? Quello che mi risponde. Mi guarda, mi fissa, mi si gira e se ne va. E va bene. Allora dico io, il paziente deve essere responsabile quasi delle proprie assunzioni, se laddove ne sia consapevole, laddove ne sia lucido, le proprie assunzioni terapeutiche a livello farmacologico, deve essere cosciente, consapevole, consenziente talvolta quando dico talvolta perché dico talvolta perché nella psichiatria si ha quell'autorità spesso e volentieri di uh, non voglio dire di travisare perché certe volte è così si ha quell'auto quel potere si deve avere per deontologia di andare contro la volontà del paziente. E l'ho visto sin da quando avevo 5 anni: il primo TSO. Io ho 5 anni di fronte a casa c'era un TSO. E va bene. Cominciavo a studiare certa gente. Va bene e va bene, bisogna farsene andare per forza bene certe volte. Anche quando tu cerchi di avere un atteggiamento più che congeniale nei confronti di certa gente. Certi terapeuti se così si possono chiamare, con tutto il rispetto di Loro come ti contraccambiano la tua la tua voglia di mettersi a loro disposizione. O meglio, quanto sono disposti a accogliere la la volontà dei pazienti mi chiedo senza farli sentire troppo cavie senza farli sentire troppo uh, la faccia che sto facendo rende molto cioè troppo estranei dal contesto uh, stando al quale Il paziente, l'utente, riesca pressoché debba sentirsi con se stesso degno del proprio ruolo, nel rigore stesso della dignità oltre che scientifica, per quanto si possano inglobare alcuni pazienti in sperimentazioni scientifiche nel rispetto della dignità interpersonale tra medico e paziente e quando parlo di rispetto della dignità dove voglio arrivare io sicuramente un minorenne non può capire come si fanno i soldi subito non può capire come mettere a posto la propria esistenza e quindi ci vuole l'aiuto di un adulto soprattutto quando un genitore fa i fatti suoi per dire che non ci sta proprio uno non ho detto due allora poi soprattutto quando l'altro genitore cioè quello che accudisce il figlio quello che ci sta sempre non è negazionista di nulla Soprattutto nei consigli medici, nei consigli clinici, anche quelli più spavaldi. Mi permetto di dire questo uh, quest oggettivo, perché talvolta, per quanto non possa avere senso negare che esiste uh, un criterio scientifico in rapporto al quale un, un utente si debba attenere nei confronti del terapeuta c'è da dire che purtroppo bisogna avere l'acuzia non dico di negare il criterio la scientificità il rigore della scienza quanto di capire quanto e come determinate affezioni determinati comportamenti determinate manifestazioni determinati parametri in corrispondenza che corrispondono a determinati parametri queste manifestazioni del comportamento quanto possono Ricalcare e eh, essere materia di speculazione, costituirsi materia di speculazione, di uh, agio talvolta, non sempre, al punto tale da far asservire determinate autorità scientifiche. al fine non mi va di dire del proprio lucro di un proprio vantaggio va bene ci sta perché non vado a mettere le registrazioni telefoniche a tutti i medici i psichiatri allora fin qua ci siamo non sono arrivato ancora a questo punto non lo so se arriverò va bene tempo al tempo quello che voglio dimostrare è che non ha bisogno necessariamente di una registrazione interpersonale inter, di quello che avviene internos tra determinate autorità scientifiche della psichiatria, della Slumbat, eccetera, eccetera quant'altro. Quello che voglio dimostrare lo posso dimostrare a livello di lucidità con me stesso con i miei discorsi, con i miei scritti, con le mie canzoni, non ho bisogno di chi mi viene a stuzzicare per far capire che io so rispondere nel pieno della mia, della mia consapevolezza e della mia lucidità mentale. Basta un piccolo discorso, basta un, una piccola intervista, tra l'altro. Anche un chiacchiericcio tra, tra una persona e me che uno capisce che io, per quanto... Possa avere i miei problemi, i miei disagi, le mie difficoltà. Non ho bisogno di chi mi elemosina quasi a goccioli, a goccioli per goccioli intendo con contagocce una, una finta supervisione con l'alibi di inquadrarmi in un quadro clinico psichiatrico. Va bene, allora questo me lo sento, l'ho sempre percepito, sin da quando mio padre mi mise le mani al collo per dire tu o ti prendi la compressa o ti sopprimo. Ah, ho capito tutto. Perché le cose che si impongono con la forza hanno un tornaconto spesso, non hanno sempre il... come posso dire? Lo percepisco perché certe cose che si comunicano tra genitori e figli non si capiscono neanche... in un'amicizia che dura vent'anni va bene poi stanno tranquilli in amicizie che durano vent'anni che vanno a risalire e a fare pulizia tra rapporti tra genitori e figli ma queste sono cose ancora più lunghe nella vita nel senso che tempo al tempo ognuno ha il percorso suo i ripensamenti nella vita si hanno voglio dire i ripensamenti ognuno quando fa un torto a un altro per esempio si dice la vita è lunga fa, fa come, come dice Mimmo dei porcelli di via al piazzato avrà tempo per capire pure lui sì 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 tempo al tempo la vita è lunga anche per lui spesso ho sentito così e va bene dai io che posso dire ora io che posso dire non è non è che voglio fare pubblicità a qualcuno o cattiva pubblicità a qualcun altro, non sono qui per questo, quello che mi sento di dire è che io Giuseppe non parlo mai per ingigantirmi sugli errori degli altri, mai ma gli do un consiglio, è pure spassionale certe volte, nel senso che ci metto l'animo, soprattutto se vedo che un genitore ti lega alla propria situazione, alla propria condizione per la quale, nella quale uno è, il genitore stesso si sente un po' come nell'epoca medievale, condizionato ad, ad accettarla. Allora cosa succede? Succede questo, uno si dice, ma il mondo, il mondo... Esiste perché l'uomo deve fare delle iniquità anche a livello psicologico, fisiologico stesso, perché io ho la ginecomassia non credo che mi facciano bene troppi farmaci. Ah, uno si chiede tanti fa tante. Io sin da quando ho 16 anni faccio tante di quelle domande. E io mi chiedo poi, ma io quando avrò la risposta a queste domande? Se avrò la risposta, cioè mi chiedo, ragiono sempre lucidamente. Sono una persona. più con un linguaggio d'azione coerente nel senso che quello che affermo lo voglio portare a termine e quando mi metto in testa che non voglio che sia troppo tardi che avverrà Il giorno in cui mi darò delle spiegazioni sul mio conto, su quello che mi è stato fatto, sì. ovvero il giorno in cui non mi darò quelle giustificazioni tali da uh, riscontrare un oggettivo uh, modus operandi tale da giustificare con rassegnazione e forza quasi determinati provvedimenti nei miei confronti allora sarà troppo tardi ah, nel senso che il giorno che io capirò intuirò determinate motivazioni sarà troppo insensato non voglio dire che sarà troppo tardi dire sarà troppo tardi sarebbe come una specie di forzatura di quella uh, come se volessimo forzare gli animi forzare la, i propositi le entità psicologiche stesse al di là delle persone che hanno messo in atto è come se assumesse una certa esacerbazione allora io voglio sedare gli animi non il corpo attenzione non ha senso farmi con le punture su questo non avrò mai detto. soprattutto voglio sedare sono il primo a sedare gli animi quando vedo che c'è una controversia inutile allora cosa succede cosa succede quando una persona si dice non voglio che sia troppo tardi Affinché non possa darmi una spiegazione obiettiva di quello che sto subendo oggettivamente, no? Cosa succede? Inizia a munirsi di strumenti. E se uno, per quanto si possa munire di strumenti, no? risolutivi o meno della propria situazione. Non riesce a convincere il terapeuta che la propria vita deve avere un andamento più fluido, più, più meno impaccioso. E poi si accorge che il terapeuta ci marcia persino nei, negli istanti in cui la persona si vuole munire di quegli strumenti, criticandoli come patologici. E non per giunta. Per giunta e per giunta vuole quasi. tende sempre quasi. non sempre, ma quasi sempre a segregare quelle circostanze stanze psicologiche in cui la persona cerca di slanciarsi da quel trampolino per uscire dalla propria segretezza e lo fa in pubblico al medico dice no io andavo a parlare alla scuola con i professori che ti volevano cacciare e tu fai questo a me io a te la risposta faccio questo ed altro perché fino a quando quello che io racconto in pubblico è giusto, è avvenuto per come l'ho raccontato, io non, non sto diffamando nessuna struttura. Non, non mi limiterei mai a, a, a un'azione così meschina. Mi, propongo, mi procingo. Cioè sono propenso. Semplicemente a. mi propendo. racconta la mia realtà perché se non racconto in prima persona la mia realtà non ci pensa un terzo a raccontarla e se non ci pensa un terzo a raccontare la mia realtà tantomeno ti, ah, tu possa, potrai avere con, con la tua prossimica fretta un motivo in più per raccontarla a un quarto a un quinto a un sesto alla società Ecco che certe persone come me sono, tra virgolette, le definisco così: non tanto degli outsider, perché gli outsider sono quelli che si rassegnano persino a un certo andamento in cui la persona, la personalità è destinata a nichilizzarsi, ad annientarsi a soccombere. A determinati potini inutili inficianti inficiosi come posso per quanto io giuseppe di benedetto possa cercare di convincere della mia realtà. Per quanto possa trovare delle barriere in chi cercherà di ascoltarmi, cerca di ascoltarmi, mentre sono propenso a, a raccontare la mia realtà, succede che Bisogna distinguere, prima di tutto, oltre ad augurarmi il meglio, bisogna distinguere quando si procura un disservizio a un paziente, quando non si è in piena disponibilità di quello che ti chiede la persona di adoperare in quanto professionista, in quanto unico nel poter concedere tale vantaggio per il ruolo deontologico che occupa, si occupa, viene occupato dal tale professionista. Cosa succede? Io ci metto tutta la buona volontà. Che senso ha distinguere No, non ha senso far differire la buona volontà di un paziente nel descrivere una situazione per così come accade. Così come è accaduta, così come accade. Senso, mi chiedo, porre una distinzione. Tra quella buona volontà, diversandola mistificandola da parte di un terapeuta quasi fraintendendola, per, ma secondo me, per un, per un non, sempre per quel discorso del tornaconto personale, forse non ha, senso, non ha senso dipingere il paziente in questo caso come una persona che tenta di mettere diffamazione sui social su qualcosa in pubblico sul conto del servizio che si rivela soprattutto quando si rivela un disservizio non so se mi spiego cerco di spiegarmi meglio se un medico fa un disservizio o un infermiere la colpa non non è di chi le descrive il fatto per come è accaduto, bensì al di là del fatto che io non voglio dare colpa a nessuno, il medico anziché continuare a gettare fango sull'accaduto deve porre cambiare la strategia di descrizione dell'accaduto con i buoni propositi. Come quelli del paziente che ci mette tanta pazienza e tanta educazione nel, nel, nelle descrizioni e nel rapportarsi con le situazioni, con la pazienza dovrebbe voltare pagina semmai. Cioè, voglio dire, voglio dire, a me fa piacere che il mio medico mi fa cambiare terapeuti, che ben venga. Ma se questi non si vogliono prendere la responsabilità di diminuirmi il dosaggio differentemente tra, da come dicono nonostante io ragioni limpidamente, posso ragionare limpidamente? Ah, che mi vale avere un terapeuta nuovo fra i piedi, magari mosso dal con, le, con i fili da uno che sta al di sopra di questo terapeuta, che gestisce un ASL, un dipartimento? Non ha senso perché dico questo? Perché purtroppo dove sto io, le accuse funzionano sempre così, nel senso che un, un paziente descrive una situazione sui social, per come è accaduta, allora è il paziente che diffama il servizio, quando, bisognerebbe sottolineare, è il paziente che cerca di far riemergere il contesto con i suoi buoni propositi affinché non si ripetano determinate cose. Allora, cosa succede? Quanto più il paziente mostra questi buoni propositi, tanto più viene trattato in maniera fredda, con una prossimica distanziata, anche psicologica. Se uno si rende conto che succede questo, allora il problema non è più del paziente, è del contesto che ha cresciuto il paziente e che vuole, non dico inficiare sul contesto del paziente perché il paziente intelligente ha sempre la propria autonomia di pensiero da manifestare verbalmente, per quanto il medico possa presentarsi sporadicamente, per quanto il medico possa stare lì solo per sottoscrivere il trattamento mensile per quanto il medico possa far finta di niente allora ah, dico io il paziente ha pur sempre quella voglia di riemergere dalle proprie dai propri cappi al collo nel senso metaforico che gli vengono imposti da dal contesto della situazione dal da, dalle andazio di determinate mentalità cliniche se così si possono sì così sicuramente conto è dire da determinati terapeuti perché quando il terapeuta non va non farebbe non non fa più da terapeuta ma uh, riesce solo a stuzzicare una situazione. No? Un conto è stuzzicarla per migliorarla, un conto è andare a compromettere le abilità sociali di una persona, le proprie inclinazioni, di le proprie aspirazioni, le proprie inclinazioni. Il paziente intelligente, l'utente intelligente cerca di manifestare le proprie aspirazioni per quanto possano essere incomprese nella maniera più a misura d'uomo, nella maniera più pacifica, nella maniera più comprensibile, nella maniera più spiegata, in maniera equa, per quanto, ripeto, possa essere il proprio linguaggio fraintendibile, per quanto possa essere. caratterizzato da quella. etichettatura. atta a definirne. il tendenzialismo da parte del terapeuta a inquadrare che ha di fronte in un quadro patologico. Poi che non sia questo tendenzialismo, questa tendenza per alcuni un alibi, una motivazione in più per dire tu fai quello che dico io. Perché l'ho deciso io? Perché... Ah, poi il pazzesco, perché l'hai deciso tu? E il, il medico dice perché ho le competenze? Ah, poi il, il paziente si chiede: ma che competenze puoi mai avere se stai e non ci stai con te prima che con gli altri, se, se ti vedi ogni tanto da solo figurati se ti rimasta gli altri. Se la maggior parte sei assente del tempo, dalla struttura. Se... le competenze puoi mai espletare? Si chiede il paziente. Ah, dimmi esplicitamente che è tutto un gioco di consapevolezze legate al potere. Allora, il paziente si mette l'anima in pace. Non è che il medico può dire sì, io ti tengo qua perché ci guadagno, perché ci... Uh, perché ci speculo, perché... Uh, ho un tornaconto mio per un vantaggio mio perché sto male voglio capire come si sta male perché voglio essere aiutato io perché voglio essere il medico no non te lo può mai dire una cosa del genere cioè, a meno che non è sincero e vado trovando il medico che ragiona in maniera sincera non so se la mia è un'utopia non so se la mia se quello che cerco io nell'espressione di un medico che si pone alla pari è un qualcosa di come posso dire inafferrabile quasi inconsueto in quanto non dico inafferrabile cioè, 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 come si dice in certe volte in alcuni eh, non come, no in alcuni motti di chi fa le bonifiche che mettono quelli che pubblicizzano vari no mi ricordo se era di war oh. cioè voglio dire che cosa è impossibile al giorno d'oggi se non quello che uno non prova di propria iniziativa a voler a non voler Imbaccamenarsi a sperimentare tante cose sono possibili alla fine. Ah, dico io, dico io, fin troppe se un paziente. Vuole essere stimolato da un medico psichiatra con dei farmaci perché rischia se no di rimanere in una situazione passiva se non retrograda addirittura permanente del proprio, della propria condizione psichica o psichiatrica, come si vuole dire, va da sé che il medico deve dare proprio degli stimoli, delle iniziative, non deve dire vai al centro diurno dove il centro diurno scopulano la stanza e basta e poi finiscono la giornata. Ma per intenderci alla fine, quello che voglio dire io possono pure copulare nella stanza, ma poi non devono andare a dire dal, dal paziente che eh, il paziente è patologico solo per delle fantasie che gli sono venute con un'educatrice che sia, o davanti a un paziente che sa esporsi con educazione con eh, moderazione nelle proprie propensioni psicologiche di pensiero di aspirazione di ispirazione ma l'aspirazione parlare di aspirazione con certe persone già l'ispirazione non te l'ascoltano, non te la non te la considerano per quel tre secondi che gliene parli, che te la etichettano. Più tu vai a parlare di un'aspirazione, come se vai dal ladro o dal sì, da un filibustiere a dire Senti, lo sai che tu mi regali, ho sognato che tu mi regali tutto il doppio di quello che ho in casa. Quello che ti risponde, scusa, è la stessa cosa che vai dal medico psichiatra e gli dici Vedi, tu mi devi scalare la terapia <ride> e quello che mangio io ti risponde. Se, tu, se tutti i pazienti se ne vanno e non fanno la terapia. Ma questo è anche vero. Ah, bisogna vederlo in quest'ottica. Dai, c'è il medico psichiatra che sa come ovviare agli, agli introiti di pazienti come me, e c'è il medico psichiatra che non ha altre alternative per vivere con sé un po' come un disperato ragioniere che sta davanti al computer a fare sempre, a digitare sempre eh, non, non è diverso il mestiere dello psichiatra per certi versi certe volte nel senso che hanno così la mentalità criptata certe volte che non sempre sottolineo, certe volte, mi piace sottolineare certe volte perché non mi preservo la possibilità di poter incontrare un giorno... Un medico un psichiatra che mi dice, Giuseppe, facciamo quello che ti è più opportuno, facciamo quello che ti è più spontaneo a sorbire, che ti è più so, 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 che sopporti più facilmente, che facciamo quello che tu. ti aiuta a fare quello che ti piace fare. Punto. Lo incontrerò una volta. Non me la voglio preservare questa possibilità, ma non sarebbe neanche lineare con me stesso, coerente Dire che non esiste un medico che mi farà questo perché non li conosco tutti. E fino a quando non li conoscerò tutti, quelli in Italia, non potrò dire che non ce n'è una parte che vada la mia che appoggi la mia corrente di pensiero che possa soddisfare in qualche maniera. Ma è normale che è così. Se io vado da. Un macellaio, vedo che il macellaio conserva essere al killer, non posso etichettare tutti gli altri macellai. Così vale per il medico il psichiatra. Allora, cosa succede? Loro sono bravi a etichettare sui pazienti, ma io mh, di meno di loro etichetto. Allora, so per dire che non etichetto proprio. Perché se etichetto io e si mette un pensiero in testa, sono peggio di loro nel senso che per quanto loro possano limitarsi a darmi determinati farmaci, sempre nel bene, se me lo metto io un pensiero in testa, non come schema mentale, pensi l'etichettatura è brutto da dire. Ma arrivano lì alcuni medici psichiatri. Allora, se io mi prepongo che una situazione mi va male dall'inizio e continua a andare male negli anni, è ovvio che mi munisco di miei strumenti mi cerco di ovviare a certe insolvenze che possano arrecare dispiacere anche alla mia famiglia per quanto riguarda il mio stato iniziale subito dopo la puntura e quant'altro per fare questo ho bisogno di persone che sono di un'apertura mentale splendida come la mia, non per mancanza di modestia, ma ho fatto dei test neuropsicologici e ho una ottima capacità di shifting è riuscito nei risultati, ovvero di cambio della strategia, perché quando una strategia non funziona io capisco che devo cambiare metodo, loro insistono sempre su quel versante. Allora, non voglio dire che sono più intelligente di molti medici psichiatri, ma lo... Lascio, cioè, sapete, l'intelligenza è una cosa un po'... Uh, sia utile da avere nella vita, ma giudicare una persona intelligente può far attingere a quell'ambito in cui... Fa fa far saggiare quelle circostanze in cui l'intelligenza in sé non basta se non viene applicata, quasi magari uno, anche uno, può essere il più ricco del mondo nelle risorse psicologiche, può essere il più, ma anche materialmente, non vuol dire che dà pure agli altri, non vuol dire che riesce a condividere meglio, che ha quell'abilità di contemperare al meglio quello che ha per condividere, e saperne trarre il meglio al fine di trarne il meglio dalla collaborazione con gli altri allora questa è una parola importante la collaborazione che non sia solo una parola messa all'aria così campata in aria allora per per avere un grande spirito di collaborazione, bisogna essere intelligenti, bisogna essere aperti agli altri, non bisogna etichettare, sicuramente, generalizzare, non bisogna ingigantire le cose loffie eh, trasponendole su un piano clinico di gravità visibile, certe volte, perché io non ho mai avuto allucinazioni, però ho, ho la diagnosi che ho al GSM, al GSPDC e quant'altro. Allora, io dico un'accusa, io dico un'accusa. Poi sta quello, il medico che dice sì, ma anche se non hai le allucinazioni, eh, non vuol dire che devi avere per forza allucinazioni con quella diagnosi. Eh, però se il medico lo sa, eh, il medico lo sa. Ah, allora, il medico lo sa di qua, il medico lo sa di là, il medico lo sa sempre, ma il medico alla fine ti rendi conto che sa meno di chi sa meno nel quartiere. È normale che sia così. Perché alla fine il medico, se viene, se si è nella sua comfort zone, ripeto, nel non voler aprire la porta, nel non voler visitare, nel, a questo punto, a questo punto, che va, se lui diventa con i paraocchi, io mi rendo conto che va sempre con i paraocchi, anche nelle prescrizioni. Non mi risulta difficile dirlo a un altro, dirlo su un socio che ben venga, se loro poi hanno delle, vogliono testimoniare che non fanno quello che ho appena detto, mettessero le telecamere, tanto di telecamere e mi fanno vedere che lavoro svolgono, perché no? Lo fanno e io poi dico, alzo la mano e dico: avete lavorato. Ma se loro stanno lì a copulare, oppure stanno lì a non voler rispondere al telefono, a non voler fissare gli appuntamenti, o a stento, magari a fissarli a stento, a chiamare i pazienti quando se ne scordano di dare il biglietto del mese successivo. Ah, dico io, belli. E non lo sapete solo voi come si fanno a guadagnare i soldi con le braccia concerte, lo sanno un po' tutti. Che bello fare così. Allora, lo fate voi perché ve lo potete permettere. Ma perché ve lo potete permettere qui? C'è sempre una domanda e c'è sempre una risposta. Forse perché conoscete qualche politico nella zona? E perché io devo votare quel politico poi alle elezioni? Scusa, come mi dice mia madre, se stai tu nelle fici, dice mia madre, a ma me nessuno ti viene a salvare. E perché io devo salvare la facciata di quel politico? Non ha senso neanche questo. Allora, è... a tutto c'è una risposta nella vita, io sono convinto. E a me piace trovare le risposte, forse perché mi sono state negate, forse perché continuano ad essermi negate, forse perché conviene negarmele, forse perché l'economia dell'Inps ci marcia dietro a queste risposte negate, oltre a quella della sanità. Allora io alzo mano e dico: come va, va? Ma io dico la verità sempre. È un interrogativo quello che mi sono posto. Eh, cioè, voglio dire, al, al, quello che va al di fuori del, mio, del contesto che pongo sotto continua analisi, ovvero quello dell'Inps, quello del, della, del, dello stile psicoattitudinale, dei tornaconti legati. A come si girano le persone quando si alzano al mattino hanno un certo potere, come gli salta in mente quello che vogliono fare, no? Allora io dico io, a 30 anni sono abituato a stare in questa situazione. E mi rendo conto che chi Invita i pazienti, la, la clientela, i pazienti, l'utenza a stare a marciare in questa situazione, in queste tipi di questo tipo di situazioni, lo fa perché lo fa? È un altro grosso interrogativo, lo posso rispondere per me, non per quello che riguarda un altro paziente. Quando interroghi i pazienti che vanno in quelle strutture, oltre a risponderti in maniera come posso dire, rassegnata, negativista, pessimista sulla loro cognizione, autocognizione del loro ruolo in quelle circostanze, in quegli luoghi psichiatrici, in quelle strutture psichiatriche, non hanno quella capacità di invertire la visuale, di far capire che se il medico ti ha prescritto il farmaco non è perché tu ne hai bisogno per forza, per quanto lui possa averti scritto che tu ne abbia bisogno per forza. Prova a invertire la visuale di quei pazienti che incontro all'ingresso del CSM e prova a vedere per favore. È il medico che ha bisogno di dirti che tu hai bisogno per forza di quel farmaco o sei tu che hai bisogno di quel farmaco? Eh, la prima o la seconda, poi lui ti risponde: beh, vedi, non lo so se forse un po' e un po' e eh, va bene però io non posso stare senza. Eh, ma se tu non puoi stare senza? Perché ti sei abituato? Sì, sì, sì sono abituato. Ti risponde l'altro paziente. Allora, quello che dico io: se tu sei abituato a, a, a capire che non ne puoi fare, senza, non ne puoi fare a meno, è perché. Te lo dicono anche magari i tuoi familiari, e quindi eh, il potere contestualizzato si vuole farsi in modo che tu debba attingere per forza necessaria, o necessariamente a certe sostanze, a allora lui ti risponde: Le ho fatti questi dialoghi. Li ho anche registrati, quello ti risponde: e che ci posso fare se sono abituato. E se poi sommare, come. Ah, ma è un interrogativo, tu non lo sai se stai male. Ma di cosa stai parlando? Vuoi forse mescolare le tue esperienze negative del passato, non riconoscendo le opportunità, tra... perché un po' come quando ti stanno offerto con una canzone che gli, gli canta. Canta così. Il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti mai. Non sono altro quei pazienti, alcuni pazienti, alcuni utenti di certe strutture. Per come. i risultati che traggo dalle mie dialoghi con alcuni, una assicurazione... Per il protezionismo del ruolo di tali medici, in tali strutture. Perché dico questo? È normale. Co mettono gli incubi nel paziente, quasi gli fanno prendere uno stress post-traumatico al paziente, affinché appena lui dice la sua, lo devono etichettare, lo devono far creare delle congetture. Sulle congetture del paziente, a uno poi si dice: Ma qua chi sta peggio? Il paziente o tu? Scusate. Eh. No, non per farne una questione personale, ma anche per, per, per come vedo che vengono trattati gli altri. Perché gli altri che dicono no, io non giudico il medico perché mio padre fa il medico, in una struttura, un certo Filippo che frequenta il CSM. Ah, io gli dico, Filippo del curato, io gli dico, vedi che tuo padre fa il medico e eh? eh, c'è cioè, troppo a codardia a te i medici, dice un'altra persona e va bene. Non ci interessa, ma tu devi analizzare la tua vita e prendere atto di quello che ti è capitato nella tua vita, nella tua esistenza per fare il meglio. Allora, se tu non inizi a scindere quello che è stato bello, quello che è stato brutto, quello che è stato metà e metà, quello che è stato positivo, quello che è stato da ripetere, quello che non si dovrà più ripetere, fai il gioco di chi vuole proteggere il proprio ruolo, il proprio mantenimento della propria posizione lavorativa. Sfruttando il disagio altrui, vivendo su me sul mestiere che dà adito di trarne un profitto da chi sta provando quel disagio imposto sul paziente. Non un disagio capitato. Un disagio imposto perché c'è differenza tra disagio imposto e disagio capitato malvolentieri per sfortuna, per caso. Al di là del fatto che si dice che nulla accada per caso: va bene, tutto quello che ho detto ora, cercare le risposte, non farsi abbindolare dal, dalle congetture. create dai medici come sì, quasi come provocazione sulla sofferenza altrui dai costrutti, sulle congetture dai costrutti imposti dai medici sulle congetture, magari anche sbagliate o meno, non importa dei pazienti stanno tutti questi argomenti stanno ad indicare la mia voglia di adempiere una certa autonomia di pensiero che non, non mi vada un domani a condizionare da a rendermi influenzabile minimamente o a, a sottostare a determinate imposizioni è ovvio che per chi lo sentirebbe la terapeuta direbbe che tutto quello che ho detto finora è un delirio perché lo direbbe? Anche se disgustevole come cosa... Un po' disgustevole... Primo perché io ho una diagnosi... E quindi sono stato già etichettato... Secondo perché se io ragiono bene... Lui non, Afferma che io non delirio... Poi che dice lui? Sono falso come professionista? E no... Poi si fa una facciata... Una reputazione che non dovrebbe... Perché tutto alla fine... Sono dei... come si potrebbe dire? Dei... Uh, delle persone che parlano più a vuoto magari di quello che ho raccontato io finora, per quanto possa essere serio il ragionamento che ho fatto finora, ma disaccettato. E di conseguenza, oltre a parlare a vuoto, hanno quella presunzione di dire, affermare che dato che io ho una diagnosi, quello che ho detto finora, se non è a convenienza loro neanche un po', è da catapultare, è da sovvertire nel, nel significato, nella significanza. Non nel significato, nella... vedete quando mi si dice che io non posso entrare nel merito del lavoro svolto da determinate figure. Io Giuseppe dico: nel merito non ci entro, ma lo dico mentalmente. Ma nella forma posso pure entrarci, eh. ci posso pure entrare nella forma perché. Io dubito che stia dicendo delle cose menzogne in questo mio filmato. Per... No, non è che dubito che stia dicendo delle cose menzogne. Dubito che qualcuno possa reputare universalmente, cioè che qualcuno possa non dubitare. assolutamente che sto dicendo le cose così come stanno e di conseguenza spero nella parte di chi crede in quello che sto dicendo perché cioè, se c'è chi dubita c'è anche chi non dubita no e va bene dopodiché è vero che fa male prendere la vita così come afferma, afferrarla e dire vedi Giuseppe tu stai perdendo tempo con me come terapeuta però non conviene al terapeuta di una cosa del genere di conseguenza io devo dire tu sei medico io non sono medico quindi io mi faccio la puntura solo perché non ho il pezzo di carta che hai tu anche se tu con quel pezzo di carta non puoi assumere chissà quale credibilità tale da dire che tu con quel pezzo di carta puoi fare ciò per cui quel pezzo di carta per antonomasia ti abiliterebbe a risolvere, a ottemperare, a, a far progredire, a migli far migliorare. All'esperienza. Perché dico tutto questo? Non per sfigurare qualcuno pubblicamente o privatamente, a seconda della destinazione di questo filmato che non conosco attualmente. Perché dico questo? Io dico questo, perché Così come non mi faccio grande sugli errori altrui o sulle mancanze altrui, non voglio che qualcuno si debba fare grande su dei miei piccoli difetti, che possono essere attivi, petitivi o che possono essere cose da poco, ingigantendole. Perché dico questo? Perché dico questo? Perché mi capita forse. E se mi capita questo e chiedo aiuto, qualcuno me lo dà l'aiuto. Mia madre dice no, se tu stai nelle fici, rimani nelle fici. Eppure io ci provo a chiedere aiuto, ci provo a fare i primi passi, ci provo a parlare con i politici anche se non mi rispondono mai sui social. Allora che succede Giuseppe? Dimmi tu che succede se i politici non ti rispondono? Ti devi fare un, un... scoraggiare? Assolutamente no, perché capisco benissimo che la mia persona, io sono libero da un contesto fino a quando riconosco di avere la capacità, le abilità gli strumenti e la possibilità di rendermi indipendente di trovare alternative a determinate scelte a determinate prospettive la prospettiva no è una cosa fondamentale si dice no diceva John Keatings che Il bello, quello che mi ricordo sommariamente, quello che diceva nella frase del, del film Lattimo fuggente. Era una frase sul valore, sul significato, sul senso che si dà a. una situazione, un contesto dell'indipendenza del, nel saper vedere le cose da più prospettive, da più punti di vista. E' proprio quando ci sforziamo di vedere oltre quello che ci sembra una barriera, che ci sembra un ostacolo che ci sembra un impedimento, che questo ostacolo, questa barriera, questo impedimento può serbare di meno negli animi di, rassegnati che si vedono nelle circostanze di chi ha un, un disagio che non dipende dal proprio organo pensante, che non dipende da... da da, da ciò che è interno alla persona, ma che la persona inevitabilmente avverte, è costretta ad avvertire, magari vedendolo non sempre come una minaccia, ma come un motivo per fare meglio in futuro. Come un motivo per trovare un accordo non con. non tanto con. la riluttanza in sé, l'indisponibilità, bensì di chi costeggia la persona. bensì. eh che, quello che voglio dire è che chi eh, vede le cose da diverse prospettive ce l'ha una fortuna e chi è intelligente che sa, e sa vedere le cose in diverse prospettive una fortuna ce l'ha che va al di là del senso critico in sé che si costruisce della propria cultura, della propria credenza l'ha più che una fortuna, più che una possibilità è proprio. Qualcosa che ha a che fare quasi con l'indole della persona, per come la vedo io, quando io mi fermo, cerco di non rispondere nella stessa lunghezza d'onda, cosa mi succede? Mi blocco? No, non mi blocco, sono patologico neanche succede questo, che io. Ritengo me stesso un essere idoneo, oltre che idoneo, anche... cioè io lavoro, lavoro, lavoro. anche... oltre che idoneo, anche capace. di far fronte alle esigenze contestuali. Nel migliore dei modi. Al punto tale. Al punto tale. Da essere cosciente e non basta essere cosciente da mettere in atto dopo che sono mi rendo cosciente di avere queste risorse vedo le alternative vedo le possibilità scruto I risvolti possibili e di conseguenza, scelgo la maniera per ovviare agli impedimenti per aggiudicarmi la migliore di quelle possibilità, quando ti ha concesso e quando uno ti mette i paletti, che facciamo? Io mi sforzo, non dico che devo vendermi per non essere messo i paletti, perché se qua, si arriva quasi a quella concezione: nel senso che il medico che dice, Se non voti mia moglie, niente più, certificate, mi fa così con questi gesti. Sì, dico un po' giocherellone, ma ti fa capire i compromessi della vita quali sono. Non tutti si possono trovare in una situazione erosia dal punto di vista economico, non tutti si possono trovare in un contesto in cui poi si può non fare a meno di chiedere un aiuto altrui. Ma dico io, quando questo aiuto che si chiede a un'altra persona diventa un vincolo, diventa sinonimo di... Uh, atteggiamento troppo despotico nei confronti di chi debba subirlo troppo manipolatorio troppo troppo persistente nei confronti di chi cerca un supporto e non una sostituzione al proprio giudizio, al proprio senso critico. Cosa succede? In questo caso il paziente intelligente se ne accorge che lui si adopera con pazienza a trovare tutte le strade possibili, anche quelle più impensabili, per uscirne dalla propria situazione. Ma quando categoricamente si vede un medico messo come un palo a fare la prescrizione, ah, dico io scriviamo alla Cina, ci facciamo avere dei robot. Almeno non mettiamo a voi come paglia prescrivere gli antipsicotici. Perché no? Perché no? E cioè quando si intende, si intende ad operare delle risorse umanistiche, psicologiche, morali, le situazioni si fanno ben diverse da chi... Sta per lucro e non per aiutare chi ne ha bisogno. Detto questo, io non ci tengo. Non faccio questo video perché esigo di manifestare la parte migliore di me in questo frangente perché la, questa parte che avete visto che avete ascoltato di me la penso ogni mattina che mi alzo e se la penso ogni mattina che mi alzo dopo che faccio la puntura la penso anche i giorni distanti dalla puntura la penserò sempre Allora, ah, se uno nella vita si, si pone l'obiettivo di non essere un perdente in maniera categorica, schematizzato dentro le etichettature dei, di un caso clinico che fa comodo per lo più a chi deve arricchirsi per mestiere. Cosa succede? Va da sé che ne viene compromessa non dico l'immagine prima di tutto, quanto l'essenza stessa per la quale determinate strutture, determinati organi si dovrebbero essere preposti. E disposti nell'andare incontro alle esigenze di chi soffre di un disagio, di chi ha una difficoltà. Quando questo viene meno, non è un Giuseppe che sta diffamando la struttura, ma sono gli operatori in primis che dicono: Noi rifiutiamo di fare quello per cui siamo stati preposti in senso esplicito, con le, con le omissioni con le mancanze, con la prossemica fredda, con tutti i modus operandi possibili, immaginabili, che discostano dal discorso che ha appena fatto di chi vuole ambire a trovare delle possibilità, delle strategie di uscita dai disagi, anziché di incastro nei disagi. Va da sé che se un Giuseppe ha l'intelligenza di affermare questo non ti preoccupare mamma non, ci... non è perché vuole stare nelle fici è perché vuole uscirne per quanto i terapeuti, ai terapeuti possa convenire che un giuseppe rimanga in questa situazione un giuseppe un filippo un chi che sia detto questo buona giornata e quando un terapeuta mi vorrà parlare per diminuirmi il long acting di Aldo, gli dirò grazie perché stai facendo più che il tuo mestiere, ma finora non glielo posso dire che sta facendo il proprio mestiere con, tutto, con tanto di cappello e con tanto di rispetto eh, ne, nei confronti di tali persone prima valutati come persone prima che professionisti prima che come professionisti detto questo vi auguro una buona giornata